Popolo, bentornati. Oggi abbiamo sotto le mani il nuovo modello della motosega Lidl, il PBKS53A2. Andiamo a fare un piccolo unboxing e poi andiamo a fare il confronto con la vecchia motosega. Andiamo a controllare il contenuto della confezione, che se è sempre lo stesso che era nel precedente video, che vi lascerò in descrizione. Questa qua si apre, e l'altra qua. Voilà. Allora, sempre bricchetto per la miscela, olio per la catena, bricchetto della verso il tappo, cuffiette e occhiali antirumore e ovviamente motosega. Libretto probabilmente non è manutenzione. Vediamo in questo caso. Proteggi barra con chiave. La catena in questo caso è già montata. Forse è da regolare la tensione. In quella piccola invece la catena era da montare. Vi lascerò entrambi i video in descrizione. Ad occhio era più o meno uguale, ma andiamo a prendere l'altra motosega. Ho messo le motoseghe una a fianco all'altro, a parte la barra, che questa è Oregon, mi sembrano praticamente uguali. Allora, avviamento sempre facilitato, stessi tappi, olio, catena, benzina, stesso colore, il gas è lo stesso, pulsante on off, pulsante on off, pompetta, aria. Andiamo a vedere se i filtri sono gli stessi. Probabilmente è stata cambiata soltanto la dicitura, ma il modello mi sembra veramente stesso filtro dell'aria. Il carburatore è questo, da questa parte c'è da dargli una bella pulita. Questo ovviamente è nuovo, già se siamo persi una guarnizione. Rimettiamo tutto a posto. Così. Andiamo a vedere la lunghezza della barra, che in questo caso sempre la stessa barra, entrambe da 45, motore da 53 cc. Non ci resta che andare a provarle e vediamo se hanno le stesse prestazioni. Si somigliano molto, quindi vediamo se anche come potenza il nuovo modello rispecchia il vecchio. Prima di fare l'accensione andiamo a regolare la catena, perché è ben regolata, a me mi sembra leggermente lenta, quindi andiamo con la chiave in dotazione ad allentare questi bulloni. Non serve proprio toglierli, basta allentarli, e da questa parte andiamo a regolare la tensione, poco di più. Perfetto. Adesso la catena, se la tiriamo, difficilmente fuoriesce dalla sua sede, e io teoricamente la regolo così, la tensione della catena. Voi come la regolate? Fatemelo sapere nei commenti. Ok, andiamo a fare la prima accensione. Andiamo a fare la miscela, perché la motosega è a miscela, non a benzina. Andiamo a riempire con la benzina fino alla prima tacchetta dove c'è scritto petrol. La miscela è al 2,5%. Allora, abbiamo riempito fino alla prima, al primo segno, e andiamo a prendere l'olio e portiamo
l'olio fino alla seconda tacca dove c'è scritto oil, insomma. Allora, io tendo a mettercene un'antichietta sempre in più. Fatto questo, mettiamo il tappeto, shakeriamo per mischiare meglio tutto e la broda è pronta. I tappi possono, se sono stretti troppo, possono essere aperti anche con la chiave in rotazione. Allora, andiamo a mettere la broda. Usiamo l'imbutino, sennò fa un macello. Il bricchetto è da mezzo litro e dovrebbe andar bene. Esatto. Il serbatoio è probabilmente da mezzo litro e qualcosa. Andiamo a chiudere e andiamo a mettere l'olio per la catena. Non ve lo dimenticate, lo facciamo un macello. Ok. Bricchettino. Allora, questo è da 500 ml e probabilmente ci facciamo due pieni. Più o meno ho riempito, diciamo, a tre quarti il serbatoio. Può bastare per il momento. Voilà. Chiudiamo il tutto e andiamo a fare la prima accensione. Andiamo a fare la prova di accensione. Tasto on, tiriamo l'aria, andiamo a pompare finché non si riempie il pulsantino. E andiamo a vedere se parte. Brutta storia. Non parte? Eccola. Signori, neanche la prima accensione ho fatto. Vediamo se ci capiamo qualche cosa. Andiamo a smontare il filtro dell'aria e andiamo a controllare se la benzina è arrivata alla candela. Questa è la candela. Vediamo cosa potrebbe essere successo. Qui l'aria stretta, era stretta comunque. Allora, la benzina è arrivata alla candela. Vediamo se la candela dà la scintilla. Diciamo, abbiamo spurgato la candela, la scintilla la dà, anche se un po' delicata. Vediamo se riusciamo a farla partire questa volta. La benzina
è fresca, l'ho comprata, sarà una settimana manco. Allora, rifrigiamo la candela, mettiamo il filtro. Voilà. E proviamo. Rispostiamoci nella zona e ci riproviamo. Allora, pompatina, tasto su on. Chiudiamo l'aria. Signori miei, tocca capire perché non parte adesso. Tan 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 tan. Allora, blocchiamo qua. Ok, probabilmente ha il minimo un po' basso perché a gas aperto parte. Allora, per regolare il minimo abbiamo tolto il coperchio. Questa è la vite del minimo che andremo a girare. Il cacciavite non ci passa proprio benissimo. Gli andiamo a fare, diciamo, un mezzo giro, un giro e mezzo, via. Vediamo come si comporta adesso. Allora, al momento è partita al primo colpo con un semplice giro e mezzo del minimo, quindi sarà stata regolata un po' male. Andiamo a ricoprire il tutto e aspettiamo che l'olio della catena arrivi alla catena, perché sentite che gira un po', diciamo, con molto attrito. Quindi andiamo a rimontare il tutto e andiamo a vedere se esce anche l'olio. In questo momento mi posso aspettare un po' di tutto. Come vediamo, comincia a uscire l'olio. Quando lascia il segno vuol dire che l'olio esce correttamente. Ora vediamo se sotto sforzo dà qualche problema oppure no. Andiamo a fare le prove di taglio su un castagno stagionato. Fino a qui nessun problema. Andiamo a prendere un bel ciocchetto di cerro. Anche qui troppi problemi. Ora vediamo
qualcosa di più grande. Questo è un bel nocciolo, eh? Bella sfida. Vecchio modello. Siamo tornati al campo base. Allora, considerazioni finali. Ovviamente il prezzo è come il modello precedente, quindi abbastanza concorrenziale. Per 100 euro non credo ci sia qualcosa di meglio. Allora, il problema dell'accensione, quello che avete visto minimo, che il minimo era un po' basso. Ora, non so se è legato principalmente al modello nuovo o soltanto a quella che ho preso io. Quindi se anche voi avete avuto problemi, l'avete acquistata, comunque cercate di commentare e aiutiamo anche a qualcun altro a capire se effettivamente vale la pena acquistarla oppure no. Per quanto riguarda la potenza, tra la vecchia e la nuova non ho trovato differente potenza nei quanto riguarda il taglio. Sono tutte e due più o meno allo stesso livello. Ovviamente questa è la catena, è un po' più affilata, quindi siamo abbastanza, siamo lì insomma. Per quanto riguarda, ho notato una fuoriuscita maggiore di olio per quanto riguarda olio catena. Effettivamente la regolazione su questo modello, sul modello nuovo, era regolata al massimo. Sul modello precedente, che io non avevo mai toccato, era più o meno a un terzo. Quindi ho regolato anche qui con un semplice cacciavite in dotazione. C'è proprio la levetta dell'olio con l'indicazione massimo e minimo. Non girate, non forzatela, perché altrimenti si rompe. Ha praticamente soltanto un 180 gradi quasi di giro, quindi regolatevi. Se vedete che esce troppo olio, andate a guardare sotto dove c'è
comunque l'insegna che vi regolerà il quantitativo di olio che esce. È il problema del minimo, l'abbiamo riscontrato. Speriamo di aiutare qualche altro utente che vede questo video e quindi a sistemarlo, perché è una cosa abbastanza semplice. E per l'acquisto questa volta decidete voi: se fate l'acquisto scrivete un commentino, se non farete l'acquisto scrivete un commentino. Per qualsiasi cosa, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bel like. Ovviamente se avete bisogno di un aiutino scrivete un commentino, vi risponderò appena possibile. Se invece volete sostenere il canale, per voi è un semplice click, non costa nulla, ma a noi darà un grande sostegno. Ciao ciao!